Si sapeva che si sarebbero lasciati. Temptation Island, la famosa coppia si è detta addio e i fan non aspettavano altro. O meglio, erano preparati al peggio, dopo averli conosciuti abbastanza durante l'ultima edizione del programma. In tanti avevano continuato a seguirli, anche dopo la fine del programma, e in molti erano sicuri che sarebbe andata a finire così. Ancora oggi la loro vicenda sta facendo discutere, il motivo è semplice ed è riconducibile ad alcuni comportamenti del ragazzo, già molto opinabili all'interno del programma. Il giovane l'aveva lasciata per ben 5 volte nel corso di 2 anni di relazione. Poi, durante Temptation la ragazza aveva deciso finalmente di pensare solo a se stessa e lasciarlo di fronte all'Italia intera. Poi, dopo un'estate a lanciarsi frecciatine sui social, avevano annunciato di essersi rimessi insieme a gennaio, durante un'intervista da Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Temptation Island, la famosa coppia si è detta addio. I fan a quel punto non ci avevano visto più e avevo previsto che la ragazza avrebbe sofferto di nuovo e che la loro relazione avrebbe visto la fine nel giro di qualche mese. Ed eccoci qui, con l'annuncio di fine storia. Parliamo chiaramente di Francesca Sorrentino e Manuel Maura, i due sembra siano in fortissima crisi, qualcuno dice che si sono lasciati. Nonostante Manuel avesse dichiarato di essere cambiato e di voler fare sul serio con Francesca, in pochissimi gli avevano creduto. Da diversi giorni, Manuel e Francesca sono completamente spariti dai social e prontamente Amedeo Venza ha confermato che le cose stanno andando malissimo tra la coppia di Temptation Island. E adesso sembra quasi una cosa preparata, dopo che Manuel, in passato aveva raccontato di preferire passare le estati da single, poiché così avrebbe avuto più opportunità per uscire e divertirsi. E visto che l'estate è arrivata, beh, a voi le conclusioni.